Buona serata cari amici, primo weekend concluso per Formula 1 e MotoGP. Si cerca un po' di sistemare questo cappello un po', però insomma col tempo vediamo, chissà, anche se siamo in zona rossa, barbieri chiusi. Fortunatamente c'è un po' il rasoio di casa, però vediamo un cambio di look magari anche in previsione. Per un tributo, diciamo, a WrestleMania 37, che vi ricordo si disputerà il secondo fine settimana di aprile. Ma non siamo qui per parlare di WWE, ma siamo qui per parlare di Formula 1 e di MotoGP. E io, a differenza di ieri che ho iniziato parlando della Formula 1, oggi parliamo invece prima della MotoGP. Ebbene, risultati della gara: primo Vignales, secondo Zarco, terzo Pecco Bagnaia. E qui dalla nota fonte sicurissima leggo, vi dico perché in realtà io ho visto l'orario prima della Formula 1, ho visto appunto il Gran Premio di Formula 1, poi per non avere un proseguo nel vedere il televisore, anche perché sapete c'è la gara Italia maggiore stasera, sperando che rispetto all'Under 21 di ieri ci dia più soddisfazione, ma crediamo di sì. Quindi, in pratica, ho visto Formula 1, MotoGP no. Dicevo, Vignales vince il primo Gran Premio della stagione a Losail, in Qatar. Decisivo sorpasso all'ottavo giro su Pecco Bagnaia, che fino a quel momento era rimasto in testa dall'inizio della performance. Pecco soffre il degrado delle gomme e chiude in terza posizione. Secondo gradino del podio per Juan Zarco, quarto Mir, terzo Pecco Bagnaia. Più distanti gli altri piloti italiani: dodicesimo Valentino Rossi, diciottesimo Francone Morbidelli, caduta senza conseguenze al primo giro per Petrucci, bene l'Aprilia con Alex Spargarò settimo. Bene, poi andiamo alla Formula 1, vittoria per Lewis Hamilton, che conquista il primo Gran Premio della stagione 2021 in casa Bahrain. Il pilota della Mercedes precede in un duello finale infuocato spettacolare con la Red Bull di Max Verstappen, allora, che vi ho detto che ho visto io il Gran Premio di Formula 1, ci tenevo a dire che, mettiamo il caso, che comunque il discorso che si diceva un po' anche su Sky TV, dal vario direttore di gara, che magari il sorpasso di Verstappen non è stato proprio regolare, e vabbè, diciamo che può essere così, non può essere così, ma sta di fatto, vabbè, è andata Hamilton la vittoria, però diciamo che veramente ci è mancato un pizzico, ma proprio pizzico pizzico a Max Verstappen per avere una vittoria che sicuramente era meritatissima, voglio dire, anche un po' per cambiare l'inizio delle carte in tavola. Però la stagione è appena iniziata, d'altronde, però per aspettare il prossimo Gran Premio ci vorranno almeno una ventina di giorni, scarsetti però. 18 aprile, GP d'Italia, Imola. Quindi dicevo, Hamilton primo, Verstappen secondo, terzo Bottas, Leclerc sesto con la prima Ferrari, ottavo Sainz al debutto con la rossa di Maranello, appunti il rookie, ma io non direi tanto rookie, sorprendente Tsunoda, che già dalle qualifiche di ieri ci ha fatto vedere il suo carattere, sedicesimo posto per Mick Schumacher, ritiri per Mazepin, Alonso, Latifi e Gasly. Quindi, che dire cari amici, per questo video è tutto. A questo punto, settimana prossima si torna in campo, campionato, Serie A, Serie B, Premier League, eccetera, eccetera. Quindi noi ci vediamo alle prossime occasioni. Ciao a tutti e Forza Italia! Ciao!